E apriamo il nostro spazio dedicato alle note, lo facciamo con un ritorno di uno dei più importanti compositori ed esecutori italiani del nostro secolo. Il nuovo singolo si intitola Why ed è un vero e proprio universo parallelo dove i generi si fondono e dove effettivamente un vero maestro del pianoforte ci conduce in rivoluzionarie armonie. E quindi do il buongiorno, il benvenuto a Mattina Live questa mattina con noi al grande Walter Savelli. Buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Che bel commento, che bella cosa mi hai scritto, sono quasi commosso. Maestro, allora, noi abbiamo nominato, abbiamo annunciato chiaramente Why, ma direi di vederla ed ascoltarla insieme, poi torniamo e commentiamo. Ben volentieri. Thank you.
E questa è Why, che dire, che dire? È un'emozione, veramente, è un'emozione unica. Grazie. È veramente una composizione meravigliosa. Ma dove ha trovato l'ispirazione per questo brano? Diletta, non c'è l'ispirazione, c'è il lavoro, c'è il lavoro, c'è la voglia di fare. L'ispirazione è una leggenda metropolitana, ti metti al pianoforte, hai voglia di fare qualcosa, di scrivere, di provare, e non è sempre facile, c'è anche il momento in cui ti prende proprio la paturnia, no? Che non ti viene in mente niente, la pagina bianca, e lì stai male, e poi magari il giorno dopo scrivi 2 o 3 pagine di musica, così, sull'ali dell'entusiasmo. Io più che altro avevo un piccolo problema, ovvero il mio brano precedente di grande successo era Time Machine, che aveva fatto un grande successo ed era addirittura studiato in qualche conservatorio italiano. Allora, quando mi sono messo a scrivere questo, ho detto, devo fare qualcosa di più bello. Perché c'è una responsabilità, chiaramente. Esatto. E però è sbagliato il concetto. Non devi fare qualcosa di più bello. Che cosa vuol dire? Fai qualcosa che ti piace. Poi potrà essere più bello, uguale o un po' meno. L'importante è avere la coscienza a posto, di aver fatto qualcosa che in quel momento ti faceva emozionare. Tutto Intanto qua. Voglio ricordare che chiaramente questo brano è interamente scritto e arrangiato e prodotto da lei, maestro, e che sì. Personalmente posso dire, credo che sia anche un brano che è la massima ispirazione di quella che è la sua arte. Io personalmente mi sono emozionata. Ti ringrazio, mi fa un piacere immenso. Allora, guarda, io, sai, provengo dal rock, dal pop, sono un rockettaro, anche se uno non potrebbe nemmeno immaginarlo. Poi sono passato attraverso colui che sappiamo, magari ne parleremo dopo, e poi mi sono messo a fare la mia musica e ho scoperto questa strada. Musica popolare moderna, con delle stesure di brani come se fossero delle canzoni, sai, le canzoni sono le strofe, c'è l'inciso, ci sono quelle cose lì, però prodotta al pianoforte con un pianismo un pochino più organizzato, un pochino più esperto, e quindi viene fuori questa specie di connubio fra la musica popolare moderna e la musica classica. Mi sta venendo fuori per caso e sono molto contento del risultato. Ma tra l'altro un brano che ci fa viaggiare anche nell'immaginazione può sembrare già una colonna sonora di un film con una trama anche personale che ognuno si fa mentre ascolta questo brano. Effettivamente voglio ricordare che è disponibile dal 25 ottobre sulle più importanti store digital e piattaforme chiaramente digitali della musica. Chi è stato il primo collega a cui ha fatto ascoltare questa canzone? Non è difficile da immaginare, il primo collega era proprio lui, il signor Claudio Baglioni, il quale poi mi ha scritto, lui mi manda sempre messaggini su WhatsApp fra le 2 e le 3 del mattino, e anche stavolta mi ha scritto delle cose bellissime che, insomma, ora non posso raccontare, però, beh, a un certo punto mi ha detto, sono rimasto lì impietrito per 5 minuti, non riuscivo a venirne fuori, l'ho voluto riascoltare tante volte. Un bel commento da Claudio, insomma, una delle cose che ti fanno. Ma tanti altri commenti belli, non solo quello di Claudio. E io voglio ricordare che questa, diciamo, collaborazione con Claudio Baglioni è un qualcosa che veramente l'accompagna da tanti anni, si può dire quasi tutta la vita, ed è una carriera veramente sempre in movimento. Con Claudio ci sono stati dei periodi, un aneddoto che ci vuoi raccontare effettivamente nel corso di tutto questo tempo, di tutti questi anni? Bene, bella questa domanda, mi piace. Allora, è impossibile raccontargli perché 35 anni con Claudio, 35 anni di soddisfazioni, di grandi successi, di migliaia e migliaia, certe volte milioni di persone, perché sulle dirette televisive siamo arrivati ad avere 12 milioni in diretta ai tempi d'oro, per cui... Ma c'è forse un momento veramente che posso raccontare, del momento in cui lavoravamo sul famoso, meraviglioso disco Oltre, ed eravamo a Londra, e in quel momento io seguivo la voce di Claudio al mixer. È stato un momento in cui lui ha cantato quel capolavoro che è Tamburi Lontani. Ed è stato un momento emozionante perché c'era una difficoltà tecnica che lui ha superato, anche se lì per lì aveva paura di non farcela. Quando lui ha cantato quella canzone, io sono entrato in studio, ci siamo abbracciati e gli ho detto è perfetta. Questo rimarrà per me sempre nella mia mente. E poi in parallelo quello che è stato il famosissimo concerto di 6 mesi dopo allo stadio Flaminio a Roma, Oltre una bellissima notte di note.
che chiaramente era l'uscita di Claudio dopo tanto tempo. E poi voglio ricordare chiaramente un'altra collaborazione importantissima per la sua carriera, quella con Paul McCartney. Beh, lì siamo in una dimensione veramente molto molto particolare, più che collaborazione, è stato un incontro, siamo diventati amici, magico. Abbiamo suonato fino alle 3 del mattino e a un certo punto lui, c'era un bellissimo pianoforte a coda, lui si è messo accanto a me, io suonavo e lui mi cantava la seconda voce, oppure suonava lui e cantavo io insieme a lui, insomma. Cosa veramente. Ma tutto questo è nei miei libri, eh? Se uno lo vuol sapere va a trovarsi le mie biografie, ho scritto tutta la verità. E quindi anche chiaramente alle spalle un lato come scrittore. Sì, ho fatto tanti libri. Io ho tanti libri didattici che fortunatamente sono fra i libri più venduti in Italia per quanto riguarda la didattica pianistica. Poi però a un certo punto mi sono detto voglio raccontare la mia storia. Allora ho fatto la prima biografia che si intitola Backstage, 20.000 giorni di note e di storie. E poi ce n'è stata subito un'altra e ora ultimamente ho scritto un libro che si intitola Ti racconto la musica, quella suonata e quella vissuta. Che non è una biografia, ma è il mio rapporto proprio con la musica. Tra l'altro lei ha anche formato grandi cantautori italiani proprio con il suo insegnamento. Ne citiamo solo alcuni. Certo. Paolo Vallesi, Marco Masini, insomma, certo. Grandi nomi. Grandissimi, grandissimi musicisti, grandissime persone. Per me sono dei figli praticamente. Sì, sono fiero di questa cosa che è venuta fuori con Marco e con Paolo, ma ci sono tanti altri musicisti che adesso fanno questo lavoro a grandi livelli, che sono stati i miei allievi, si può citare Marco Falagiani, che era il braccio destro di Giancarlo Bigazzi, si può parlare di tantissimi altri, è inutile cercare di trovare i nomi, e sono contento di questo risultato. Ma in conclusione ci può anche anticipare qualche appuntamento live, qualche appuntamento con la sua musica, in modo da farlo sapere ai nostri telespettatori? Sì, allora, prima di tutto voglio festeggiare il 24 di dicembre i miei 60 anni di palcoscenico. Che io bello. Ho cominciato il 24 dicembre, avevo 16 anni, e quindi lo voglio festeggiare. Poi, e questo non posso dire niente perché è tutto un lavoro che stiamo facendo, se le cose vanno come dovrebbero andare sarò in giro nel 2025 per tutta l'Italia, non posso dire altro. Bene, allora noi la rispettiamo di nuovo a Mattina Live, quando sarà più concreto chiaramente questo progetto, per riparlarne insieme. Intanto veramente la ringrazio per essere stata in nostra compagnia questa mattina, per averci fatto ascoltare la sua Why, che è stata veramente magnifica. Diletta, grazie, grazie, grazie veramente tanto e ciao a tutti e coloro che ci stanno seguendo. Walter Savelli, grazie. Ciao. Ciao, pubblicità.